Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. Dunque, biscotti, frollini con gocce di cioccolato. Abbiamo le gocciole della Pavesi e un frollino con gocce di cioccolato della marca del supermercato. Abbiamo fatto già un video relativo agli ovetti di cioccolato, vi lascio il link qui da qualche parte. Oggi facciamo quello relativo ai biscotti con gocce di cioccolato. Saranno più buoni quelli della Pavesi, cioè di marca, o quelli della Coop del supermercato? Dunque, è la mia opinione, chiaramente, perché io assaggio e dico secondo la mia opinione. Partiamo dal peso. Entrambi pesano 500 grammi. Il prezzo, poi vi mando gli scontrini in sovraimpressione, è 2,54 € per i biscotti della Pavesi e 1,69 € per questi della Coop. Poi io li ho trovati in offerta e quindi li ho pagati di meno, li ho pagati 1,79 € i biscotti della Pavesi. Comunque a prezzo pieno, facendo un calcolo percentuale, questi costano il 50% in più di questi. Sarà giustificato? Vediamo. L'imballaggio è praticamente lo stesso. Adesso apriamo. Questa è una gocciola perché c'è proprio una gocciola, una sola. Ecco, qui forse ce n'è qualcuna in più. Ecco, prendiamo questa. Apriamo questi della marca del supermercato. Per quanto riguarda la tabella dei valori nutrizionali, alla fine del video vi mando i valori che sono riportati dai produttori. Tanto questi non è che si mangiano per i valori nutrizionali. Ecco qua. Li mettiamo vicini. Questa è quella di marca. Questa è quella del supermercato. Praticamente vediamo anche da dietro, visivamente sembrano uguali. Guardate, voglio iniziare con questa qua. Comunissimo frollino. Cioccolata non è che si sente molto. Più morbido. Più morbido, più fragrante, nettamente migliore. È nettamente migliore questo di marca della Pavesi. Sì, è nettamente migliore. Il prezzo, il 50% di più? Credo proprio di sì. È giustificato. Poi se lo trovate in offerta e ne prendete qualche confezione, fate un affare. Non c'è paragone. Mentre prima, nel video precedente, sull'ovetto qualità-prezzo vinceva l'ovetto del discount, qui vince nettamente la gocciola della Pavesi. È chiaramente la mia opinione. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno e a condividere questo video. Grazie a tutti per avermi seguito ancora una volta e ai prossimi video.